Volete sapere tutto sul mondo dei motoscafi? Scoprire quali sono le tendenze? Ecco, il modo migliore per farlo è venire qui alla Grand Motte, al Multihull Show. È un salone piccolino, in termini di numeri, sono 150 espositori. Piccolino se comparato con i grandi saloni d'autunno come Cannes, come Genova. Ma è un salone estremamente interessante perché è molto verticale, molto specifico, parla solo di multiscafi e sta diventando sempre più importante. Non a caso il numero degli espositori aumenta e segue il trend del settore stesso dei multiscafi. I multiscafi stanno crescendo come numero, come fatturato, in termini di fatturato e anche in termini di esemplari venduti all'interno delle cifre globali della nautica. E qua si possono cogliere tutte le tendenze più interessanti. Procediamo per punti. Cinque elementi, cinque punti, cosa succede nel mondo dei multiscafi. Prima tendenza, si sta allargando la forbice. Di che forbice parlo? La forbice tra spazio e velocità. Quindi una parte del mercato, quella sicuramente più importante, va verso l'abitabilità, verso la barca, tra virgolette, casa. Dall'altra parte, la parte più piccola ma molto forte in termini economici, va verso la velocità, quindi barche in carbonio, barche super performanti. Seconda tendenza, sta arrivando a grande velocità il catamarano a motore. Voi mi direte che cosa interessa a noi il giornale della vela, ma sicuramente è una tendenza da tenere presente, diventando una categoria a parte, molto più evoluta, molto interessante e molto appetibile per quella clientela, diciamo, di armatori che volevano la barca catamarano a vela classico, molto casa, che secondo me saranno in futuro molto attirati verso i nuovi catamarani a motore. Terza tendenza, una volta il catamarano l'ha visto come la barca super funzionale, estremamente semplice, anche a volte un po' rude nel proprio concetto, adesso stanno completamente cambiando. Si lavora tantissimo sul design, si lavora tantissimo sull'estetica di interni ed esterni, e questo fa sì che i catamarani stiano diventando da questo punto di vista un po' più dei competitor dei monoscafi, dove la ricerca sul design è partita ovviamente molto prima. Quarta tendenza, anche qui si sta un pochettino allargando la forbice, ma questa volta parlo della forbice tra il mondo del charter e il mondo degli armatori privati. Adesso la cifra più o meno è 70%-30%, quindi una cifra che conferma un po' quello che vi dicevo prima, che il grosso del mercato va verso l'abitabilità. Okay? Ovviamente la barca da charter deve essere estremamente abitabile, ma che ci racconta anche di come i cantieri devono andare incontro alle esigenze delle grandi società di charter, quindi da un lato abbassare i costi, ma anche rendere le barche abitabili per chi non ci vive tanto a bordo, magari per chi non la vuole da armatore privato, ma vuole usarla a divertirsi al massimo per una o due settimane all'anno. Quinto elemento, qui abbiamo visto in questo mondo dei multiscafi una vera attenzione verso la sostenibilità e verso le nuove propulsioni. Se ne parla ovunque, in qualsiasi mondo, in qualsiasi maniera, un pochettino a sproposito. Qui abbiamo visto invece dei begli esempi di una vera sensibilità verso la sostenibilità e anche verso le nuove propulsioni. Un piccolo esempio, quello che sta cambiando è proprio la forma delle sale macchine e i catamarani, questo lo permettono, le nuove propulsioni ibride richiedono più spazio, ma soprattutto richiedono sale macchine più lunghe che prendono più spazio sull'asse prua poppa, e anche questa è una delle tendenze che abbiamo visto qui alla Grand Motte al Multihull Show 2024.